Ciao ragazzi, oggi facciamo un'altra challenge con qualcosa qui dentro. Allora Leo, io ti metterò dei mostriciattoli, degli animaletti simpatici qui dentro adesso, tu li dovrai indovinare. Ok, mi dai degli indizi? Certo. Ok, dai. Allora. Cominciamo. Mamma. Questa è la bustina, prova ad aprirla. Qua. Sì. Wow, ma sei bravissimo. Vedo una coda, sento una coda. Ok. Non lo so. Ci dovrebbe essere un mini book. Allora, aspetta, cos'è? Mamma, dimmi se lo sto tenendo dritto. Sì, lo stai tenendo dritto. Allora, sì. Oddio. Oh. me lo rimetti dentro? È un pesce? Si chiama, ti dico il nome? Se ti dico il nome tu lo scopri, allora. Coccodrillo. Non è un coccodrillo. Allora. Come hai fatto? Lo so. Infatti si chiama? Iguanix. Wow! Si chiama Iguanix. No, non ci credo che è veramente un iguana. Sì, è un iguana. Wow. Pronti? Vai. Go, andiamo. Vediamo che cos'è questo coso. Sarà qualcosa? È una rana? Non è una rana. È un ragno. Subito l'hai indovinato. E senti, ci sono le zampe. È un ragno. Ci sono le zampe. Come si chiama lui? Guardiamo, Si chiama... Guardate. Araneus. Oh, io sto per vomitare. Oh. Madonna. Prossimo. Dai, no, è Mauro questo. Va bene, ok, lo conosci allora Mauro. Come se... No, non lo tirare fuori di lì, si fa male. No. Aiuto! Sì! Ce l'ho fatta! Ma tu sai già cosa sono? Assolutamente no! Sono chiuse! È qui! Da qui! Qua! Qui! Ok! Ok! So che non era normale fare così, perché chi è? Un polpo. Aspetta. Un polpo. Octopus si chiama. Vabbè, è un polpo. Sì. L'avevo messo così. È vero che l'avevo messo così? Sì. Ciao! Mi sta per esplodere il cervello. Penso troppe cose. Non sapevo che il cervello di un octopus era così grande. Sai che sono molto intelligenti i polpi? Non voglio dire una sciocchezza, ma mi sa che il polpo è uno tra gli animali più intelligenti al mondo. Il delfino? Anche. Oh yes. What? Cos'è? È un... Ti dico il nome, aspetta, aspetta, lui si chiama... Una vespa. Cucarax. Sì, come hai fatto? È un insetto, ma non so che insetto... Credo che sia proprio davvero una vespa, tipo un calabrone. Ma sei bravissimo! Che cos'è secondo te? Mamma, dai, ma... Che cos'è? Ma non è una vespa. E che cos'è? Dove le vedi le ali? E che cos'è?
un bruco. No, non è un bruco. È un grillo. È un grillo. Giusto. Dai, allora l'ho tirato fuori per niente. Va bene, mi sono svegliata io. E dai, non si può fare così però, Vai. È tipo schiare. Vai. Si chiama... un rinoceronte. No, ti dico il nome. Se ti dico il nome indovini subito, No, allora dimmi la lettera iniziale. No, allora ti do un indizio. Si muove con estrema disinvoltura tra le fogne e le zone più putride. No, lo sto tenendo dritto? Sì. Una rana? No, la rana non è nelle fogne. Sì. Allora, un altro indizio. Un rospo? No. Si ciba di ogni cosa piccola che si muove. Troppo. Un ratto. Bravissimo. Vai. No, però. Cioè, è stranissimo. È un topolino. Topolone. Cosa ha mangiato quel topolone? Niente. Ok. Mi serve il fogliettino. Te lo metto dritto, guarda, aspetta, eccolo. Ok. Questo è rinoceronte. No, tocca bene. Uno scarafaggio. Non è uno scarafaggio. Uno scarabeo. No, vive in acqua. Che ne so. Vive in acqua. E se ti dico, non guardare. Non sto guardando. Se ti dico il nome in inglese lo indovini subito. Si muove tra le profondità degli oceani. Uno squalo. Bravo! Però pensavo che questo era il muso. No, quella è la coda. Shark. Sharky. Ma è un po' inquietante per chiamarsi Sharky. Giorgi, lo vuoi anche tu un palloncino? E comunque si possono togliere da qua. Così. Tolgo qua. Se non tolgo di qua così. Ce l'ho fatta! Halle, 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 halle. Con te. È un pesce. È un pesce, sì. Però mi devi dire che pesce è. Vive nelle paludi. Un pirana. Sì. Ce l'avevo al contrario. Ultimamente i pirana li ho visti all'acquario di Cattolica. Ma ultimamente tipo una settimana fa. Adesso io rigurgito. Non è vero. Adesso io faccio così. E niam, niam. Questa è una zampa. Vero? Sì. Ok. È un ratto, un altro ratto. Sì. Come hai fatto? Si chiama Rattus. È un altro Rattus. Sì. Ma è il Rattus di prima? Due gemellini. Un altro doppione? No, ok, no, quindi uno scarafaggio. Allora cimice. Si chiama Bubolus. Si chiama Bubolus e aspetta ti do qualche indizio. Bubolo. Si aggira, minacciosa e silenziosa, e te la puoi trovare su una spalla o in testa ma dai, che tu te ne accorga. Vabbè, però così me lo fai sapere troppo semplice. E che cos'è? Zanzara. Non è una zanzara. È una vespa. No. Con le sue zampe schifose si muove tra la sporcizia in cerca di cibo. Allora, è una formica. Non è una formica? Cos'è? Mangia tutto. Larve, insetti, lische. Ma io lo conosco questo animale? No, sai che non lo conosco neanche io, che non mi viene in mente come si chiama. Allora posso tirarlo fuori? Sì, tiralo fuori. Scusa.
ragno. Ma non mi sembra un ragno. Perché i ragni non mangiano le schifezze. Che cos'è? Tipo uno scarafaggio, che può essere? No, non è un ragno. È un ragno un po'. Che cos'è? Ha un sacco di occhi. Una mosca. Non ha le ali. Ha le ali? No. Ti metto l'ultimo che ho aperto io, che secondo me è un fratellino di quelli che hai aperto già. È un ragno. È un ragno. Popo blu! Ragazzi, lo sapete che lui è un tirannosauro? Ok, e invece resta solo lui, perché è coraggioso e vi vuole salutare. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace cecce. Mi piace cecce. Così, non lo so fare, Leo mi insegni, così, ok, mi piace cecce. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio, sono mio, non suo, canale, aia, scusa, è tuo, solo tu. Nostro canale, vai, continua. E ciao, ciao da Leonardo. Me e Mauro che mi prende da un antenna. Ciao ciao. Ecri.